Usare il nostro camper poké. Allora, ricetta bellissima, sì. Senza glutine, senza lattosio, quindi anche per gli intolleranti. Oggi abbiamo voluto strizzare occhio anche alle persone che in realtà non possono mangiare glutine, sì. E lattosio. Molto leggera, da spiaggia. Allora, come facciamo? Iniziamo subito con la cottura della quinoa. Molti la quinoa non la conoscono. È uno pseudo cereale molto buono, gustosissimo. Alcuni pensano dopo la cottura che è amaro, ma quello perché non viene sciacquato abbondantemente. Una volta sciacquato perde l'amarognolo dovuto dalle saponine. Una volta perduto l'amarognolo può essere cotto. Come va cotto? Doppio del suo volume in acqua. Quindi io ho usato questo bicchiere qui, vedete, sì. È a metà, quindi ho usato un bicchiere intero di acqua. Porto l'acqua a bollore, una volta che l'acqua bolle lo vado a versare qui dentro. Scusate. Una volta che l'acqua bolle, sì, sì. Spengo e attappo e lo faccio e vado in assorbimento, come si fa anche con il riso basmati fondamentalmente. Okay. Quindi metto l'acqua, metto la quinoa a freddo, comincia il bollore, spengo, attappo e una volta che è tutto assorbito è pronto. Io l'ho già preparato e ce l'ho qui. Eccolo qua, vedete, è bello, bello sgranato, sì. Non si appiccica neanche tanto, quindi possiamo stare tranquilli e lo utilizziamo sia da freddo che da caldo. Benissimo. E questo, perfetto, chiaro, l'abbiamo chiaro, visto. Quella è la base, diciamo. Questa è la base del poké. Poké può essere fatto con il riso, può essere fatto con i cereali, con altri cereali, con l'orzo, quello che volete voi. Questo è molto interessante, divertente. Anche l'amaranto è una valida alternativa. Ora cosa andiamo a fare? La parte più importante: pollo con soia, miele e cipollotto. Okay. Ottimo da mangiare anche senza quinoa una sera tra amici. Lo vediamo subito. Cosa dobbiamo fare? Prima di tutto ci andiamo a infarinare il nostro pollo. Sì. Attenzione sul pollo perché qui potremmo avere una contaminazione, ok? Come anche per le uova. Quindi una volta tagliato ci laviamo le mani e utilizziamo un cucchiaio o una, sì, forchettina. Quindi lo infarini. Lo infariniamo, okay, in questo modo, poi utilizziamo o una forchetta o un passino, sì, e andiamo a scolare praticamente la parte farinosa, mm-hmm, in questo modo qui. In eccesso, certo, perché altrimenti mi verrebbe proprio una cosa molto densa, no? Ok, una volta fatto questo, adesso tinto, che chiaramente mi aiuta sempre nella riuscita dei piatti, mi andrà a rosolare con un pochino d'olio extravergine di oliva. Questo è già partito, perfetto, ci siamo. E mi va a rosolare il pollo. Mm-hmm. Quindi partiamo da olio leggermente caldo. Sì. Vedi che così non c'è più la farina in eccesso. Allora, abbiamo detto, gli ingredienti sono soia, miele e cipollotto. Ma il cipollotto non lo possiamo mettere subito, altrimenti si andrebbe a bruciare. Quindi aspettiamo che si sia rosolato. A quel punto andiamo ad aggiungere il cipollotto. Facciamo cuocere per qualche minuto e poi aggiungiamo la soia e il miele. E lasciamo cuocere fino a quando il pollo non è già cotto. E questo ce lo teniamo qui un attimo mentre... Prego, Tinto, tanto lui appena comincia... ecco, accelerato un po', così ci sbriga. Perfetto. Adesso invece ci andiamo a vedere le altre verdure. Questo perché non serve più, grazie, mamma Roberta, guarda bene. Allora adesso ci andiamo a vedere le altre verdure. Quindi abbiamo detto carote, abbiamo detto ceci, sì, e poi il cavolo cappuccio rosso, ok? Questo però andrebbe condito come anche tutti gli ingredienti. Quindi andiamo a lavorare con degli ingredienti mediterranei, quindi un po' di olio, di sale, sì, che in questo momento non ci abbiamo, ma ce l'ho già messo dentro, e noi cominciamo a mischiare. Aggiungiamo a questo un po' di arancio, di succo di arancio, ok? Vai. Quindi non il limone, ma aggiungiamo del succo di arancio. Metto tutto il limone, noi mettiamo un po' d'arancio invece questa volta. Amiamo le alternative. E un po' di arancio lo andiamo a mettere anche nella nostra quinoa. Sì. Ok. Un po' di olio ce l'ho già messo e adesso... Andiamo a profumare sempre, un po'. Esatto. Con lo stesso cucchiaio e forchetta puoi girarmi un pochino la quinoa. Vedi che bei colori che prende? È importante poiché è cibo a pezzi, quindi va fatto... tutte le cose vanno messe a pezzi e vanno messe tutte insieme. Poi mischiando si forma questa insalata... diciamo tra cereali, tra cereali appunto e tutto il resto. Cioè si chiama poké proprio perché cibo a pezzi. A pezzi, no, perché in moltissime città si trovano dei punti dove si può degustare. Oh, adesso è pienissima la nuova moda, però devo dire c'è un motivo perché effettivamente è molto comodo, no? Sì. Immaginate questo in spiaggia, è perfetto, ce lo possiamo portare tranquillamente.
Io nel mentre vado a mettermi anche qui. Mi hai salvato un sacco di cene, devo dire la verità. Così? Trove, faccio quello e metto d'accordo tutti. E infatti, perché effettivamente è così. Allora adesso vedete, lui Tinto ha ben rosolato il nostro pollo. A questo punto andiamo ad aggiungere il cipollotto tagliato in maniera grossolana. Sì. Perché sta bene nel nostro poco trovare questo cipollotto morbido, no? Lo facciamo rosolare qualche secondo e poi aggiungiamo a subito. A questo punto possiamo aggiungere la soia. La salsa di soia. Ora, per i celiaci, questa, per il tollerante al glutine, esiste una soia senza glutine fatta apposta, che è la tamari. Ok. Che sì. Si chiama così proprio perché è un diverso tipo di soia. Per invece chi non è intollerante al glutine, può utilizzare una soia, però mi raccomando, senza sale, altrimenti il piatto verrebbe molto salato. Non è esagerato pure con la quantità. No, no, ce ne possiamo mettere un altro pochettino. Che profumo. Ecco qui. Così. Perfetto. Oh, a questo punto non manca altro che un pochino di miele. A te quanto ne metti, Andrea? Ne mettiamo un cucchiaio, mezzo cucchiaio, perché è poco il pollo in questo caso. Ecco qua. Adesso tu continui a girare, grazie mille. Perfetto. Sì. Possiamo anche aggiungere altra soia. Ora che succede? Che il miele caramellizzerà, quindi automaticamente si addenserà di molto. Quello che viene fuori, che scusami, che poi permette di fare la crosticina esterna e dentro rimane. Esatto, la crosticina esterna l'ha fatta Tinto facendo una bella rosolatura, ed eccolo qui. Buono. Questo è quello, il risultato che esce fuori, vedete, bella densa. Buono, buono, buono. Quindi adesso possiamo iniziare la nostra poke. Componiamo il poke. Mettiamo tutto insieme. Allora, adesso iniziamo mettendo la parte base, quindi fondamentalmente questo ottimo quinoa che è stata condita con... Grazie. Che è stata condita con arancio, olio e sale, quindi molto profumata. E qui possiamo abbondare, dipende quanta fame ci abbiamo al mare. Ok, io anche sul camper è perfetto. Anche sul camper è perfetto. Ecco qua, iniziamo con la nostra parte, diciamo, dei cereali. Messa tutto di... Tutto da una parte, perché si può fare o steso e tutto sopra, oppure a me piace mixato. Anche... Esatto. Okay. Posso prendere questo qui? Certo, grazie. Prego. Allora, adesso, questa parte qui ce l'andiamo ad aggiungere qui al lato. Così che io posso decidere se... Hai visto? Bella questa. Sì. E vedi com'è bella anche la cipolla, si vede tutto, no? Bella caramellata. Qui posso decidere se mischiare o se mangiare un pezzetto alla volta. Sì. Ecco qua, ci mettiamo anche tutta la salsa sopra. Almeno in una fase iniziale di presentazione, bello. È carino, esatto. Poi ci andiamo a mettere il cavolo cappuccio. Sì. Questo che vedi si è marinato un pochettino, quindi si è ammorbidito. E lo mettiamo qua vicino, guarda che bel colore che viene fuori. Abbiamo marinato precedentemente con l'arancio, giusto? Bravissima. Sì. Poi ci andiamo a mettere le carotine, anche queste, olio, sale, arancio, sempre quindi di base. La parte vegetale, vedi, abbiamo le proteine del pollo. Bravissimo, c'è tutto, vedi, è un piatto ricchissimo. Completo. Esatto. Per finire, un po' di proteine vegetali. Vegetali. Dei ceci. Sì. Fatto semplice, come ci piace definirle a noi, quelli di Andrea on the road. Poi, siccome a me piace sempre aggiungere frutta con, quindi dolce e salato, del mango, in questo caso a crudo, senza olio, senza sale, senza niente. L'abbiamo mangiato, era buono, l'ho tagliato a spaghettino e lo vado a mettere al centro. Ok, meraviglioso, colorato e molto nutriente, piatto ricco. Ecco qua, questo è il nostro poke camper. Facciamo così, facciamo un stupendo. Oh. Una